Bene, eccoci di nuovo al nostro appuntamento della rubrica Non Solo Calcio. Questa sera abbiamo un personaggio importante, ma veramente importante, di spicco nell'ambito savonese, non solo savonese ma soprattutto nazionale. Ce l'ho qua a fianco, adesso lo possiamo vedere tranquillamente. È un'entratina, eccolo qua, Igor. Ciao Igor, ciao, ragazzi. Igor, ciao. Chessa, ragazzi. Ciao Gigi, ciao. Ciao a tutti. Allora Igor, allora dicevo, a livello nazionale tu sei stato un grande atleta della nostra nazionale, hai vinto 5 volte i campionati italiani, sei andato un po' in giro anche per il mondo, nelle tue gare eccetera eccetera, adesso alleni qua a Savona, vabbè, nazionale, sei sempre nei giri insomma importanti di uno sport direi difficile, no? Sì, è uno sport difficile che però facciamo con grande passione. Ho fatto l'atleta, ho cominciato a fine anni 80, nell'89, poi sono cresciuto sportivamente con la Fratellanza, poi Mandraccio e poi Portuale Lotta Savona. Sì, ho avuto una carriera, ho fatto più volte campione italiano assoluto, ho fatto parte della nazionale, ho fatto 2 qualificazioni olimpiche e niente, però ora mi dedico, sono allenatore e adesso ho la mia squadra con la Portuale Lotta Savona, come vedete, un bel team che è nato nel 2004. È stato creato nei locali della CULP, della Portuali, da Lucio Agate, che è un ex atleta famoso a Savona, e poi allenatore, poi ha deciso per motivi suoi personali di pian piano di abbandonare e l'abbiamo presa in mano noi, e da lì con Piero Caretto, che comunque è ancora il nostro grande maestro, colonna storica della Portuali. Piero Caretto, che vuole la fotografia là, I Carretto sono di grande stampo, sono... E niente, Piero ancora oggi ci segue, ci aiuta, anche se andando in pensione ha lasciato più in mano a me, e non sono da solo, ho dei collaboratori che sono Michele Maggiale, Daniele Laganaro, anche lui. C'è Fernando, Andrea Angone, Davide Rosu e poi c'ho il mio pezzo una forte. Signora, te lo volevo chiedere, che c'è una signora che non vuole apparire. Laura Gueli, che mi aiuta tantissimo in tutto quello che è la parte burocratica, perché io non sarei in grado di gestire tutto quello che è tesseramenti, incassi della società, tutto quello che è, tanto più che è anche presidente regionale del settore lotta, quindi lei è proprio la mia spalla, spalla. Vorrei tranquillizzare il nostro pubblico, nel senso che questi rumori che sentite sono gli atterramenti degli atleti. Io ogni tanto sobbalzo perché non ci sono abituato. Al primo ho detto sono troppo vicino. Vabbè. No, allora diciamo questo, Igor, la differenza del passaggio da atleta ad allenatore. Difficile, è molto più difficile fare l'allenatore. L'atleta, bene o male, è tutto basato su te stesso, la tua responsabilità è su quello che fai tu. Quando diventi allenatore non è facile trasmettere passione, ragazzi, perché poi si può essere stati anche dei grandi atleti e non essere degli ottimi allenatori. Saper trasmettere passione, voglia di sacrificio, perché poi questi ragazzi fanno tutto per pura passione, non c'è guadagno, ok? Quindi si allenano come professionisti, perché questi ragazzi si allenano circa 9-10 volte a settimana. Nella pausa pranzo, quando escono da scuola, vengono qua, si allenano, la sera ritornano ad allenarsi, perché per fare risultato nel nostro sport devi essere un super atleta, se no non vai. Quindi è stato difficile, sono ancora inizi, 8 anni che faccio l'allenatore e c'è tanto da imparare, ma fortuna ho avuto un grande maestro che è Piero Caretto. Ecco, sì, infatti, una cosa importante, allora intanto sottolineo a tutti quelli degli altri sport, ma degli altri sport direi il calcio, no? Sì. Gli allenamenti che fanno questi ragazzi, quindi come ribadisco, per l'ennesima volta il vero sport lo vediamo qua dietro, la passione che si ci mette. Tornando al discorso tuo, sì, chiaramente condivido il fatto dell'importanza di quello che ti hanno trasmesso gli allenatori a te, però allenatori, anche se è una cosa individuale,
lo si sente di esserlo già, specialmente mentre si arriva verso la fine carriera, o dico una stupidaggine? No, è vero, hai detto una cosa giustissima, ti senti, perché anche se è uno sport individuale la squadra conta tantissimo, perché comunque ci si allena in gruppo, ok? E ti senti pian piano che vai con l'età, da atleta ti senti, permettimi, leader, ma non leader perché hai fatto più risultato degli altri, no, assolutamente, ti senti caratteriale, perché trascini il gruppo quando c'è da faticare, perché sai che capisci i sacrifici che fanno i giovani, che quindi vuoi aiutarli, il calo del peso, gli allenamenti stressanti, a volte è dura, ci si fa male, gli infortuni, e quindi i più vecchi, diciamo così tra virgolette, aiutano tantissimo e sono considerati l'esempio, e quindi lo sono stato io, o li ho avuti, e ora ci sono altri atleti grandi che sono esempio per i giovani. Ecco.